Ragazzi, qui dal 38, indovinate un po', siamo su. Che brutto mostro, prosegui, sì. Non so che cos'era, però ok. Siamo su Jurassic World Alive! Siamo su Jurassic World Alive, sì. Ti prego, basta. Ogni volta aggiornamenti, mi stanno facendo una rottura di scatole. Oh, perché io giustamente non ci gioco da un po', e subito sempre aggiornamenti everywhere. Cioè, madonna. Dovete stare calmi. Oh, comunque. Allora, che si dice? Che si dice? Avete visto quanti video sto caricando in questi giorni? Sì. Allora, facciamo un po' il resoconto dei video che ho caricato in questi giorni. Cioè, proprio, credo anche forse un po' troppi. Però, c'è sta perché ho caricato oggi, per esempio, oggi che giorno è? Oggi era 24. Sì, oggi è 24. No, che cacchio ho detto? 23, 23, volevo dire 23. E... Sì, prosegui, prosegui. Sì, perché è disattivato. Se pareva, dopo leggo tutto, ragazzi, i messaggi, dopo. Ok, GPS, ok. Vai, forza e coraggio. Sì, un attimo. Aspetta. Troppe cose. Boni. Allora, oggi è 23 e beh, ieri Pokémon Go... l'altra volta ho portato pure tanta roba. Star Wars ho portato, molti giochi mobile sto portando, Mortal Kombat Mobile, cioè tanta roba. Oddio, lo devo sbloccare, raga, lo devo sbloccare subito mio. Fatti valere, fatte catturare, ma poi fatte catturare. No. No, che cosa sto facendo? No, ma perché? Madonna, Bono, ma mi ha crashato momentaneamente, no? Ma che tristezza, stava andando così bene. Per la prima volta, no! Oh, ce l'ho fatta. Più tre, però, visione. Però ho sbloccato finalmente il Sinoceratops. Finalmente. Cioè, sono passati anni da quando l'ho trovato la possibilità di sbloccarlo, quindi è a posto. Oh, ma che bello! Ma come mai che mi sta facendo tutto questo scherzetto di... Posso ricatturare subito un'altra volta? Cioè, mi sto dando la cosa del tipo... catturiamolo, sì, stavolta... Allora, dovete sapere che tanto tempo fa, quando il gioco, bene o male, era agli inizi... Dovete sapere che i dinosauri erano Madonna, un po' nella coda no, però. Erano proprio, diciamo, predefiniti. Del tipo, le loro posizioni erano quelle in quelle zone delle città. Poi veniva aggiornato dopo ogni settimana. Qui, invece, non una settimana, quasi un mese. Quasi. Invece, qui, invece, hanno detto no. Tu puoi benissimo. Qua si sbloccano dinosauri a determinati periodi. Questa è una cosa strafiga. Ancora, guardalo in fondo. No, io voglio catturare, voglio sbloccare e magari ho portato un buon livello. Cioè, già ho perso la mia occasione in teoria perché si è bloccato proprio quando era a due passi da me. Sta cosa mi gira un po'. E poi raga, è pure giallo, cioè oro, raga, non è un dinosauro così, è un oro. Oh, vabbè, 33. Allora, sto portando, avete visto, tanti videogiochi mobile, beh, dovevo, era... Anche se, devo essere sincero, ho portato troppi video, sono praticamente 1, 2, 3, 4 video, sono stati buona parte dei casi, al giorno. Ok, in realtà dovrebbero essere sempre 3, però sono 4 con l'aggiunta di Marvel Avengers, infatti oggi 23 ieri è stato tutto video dedicato a Marvel's Avengers perché... No, ieri, quindi quando ho detto l'altro ieri, sì, perché dal 22 c'era il beta ufficiale, quindi ho voluto concludere proprio il giorno prima del beta. Infatti non porto nessun altro video fino a quando uscirà il gioco. Intanto catturiamo, dobbiamo catturare, raga, catturare, dobbiamo catturare e fare i figli, prendere robe, catturare i dinosauri, Ah, ma questo era il Tarbosauro, è lui. Ah, non mi ricordavo che nel gioco era il Tarbosauro era questo. Tarbosaurus. Non è che mi piace tantissimo, come l'hanno fatto questo. Infatti è leggermente fatto male. Cioè non gli somiglia proprio all'originale, in realtà. Vabbè. Non ce lamentiamo. Un gioco mobile non è che devono essere accuratissimi, eh.
Anzi, con tutti i dinosauri che ci sono, mamma mia. Non è da sottovalutare, eh. Poi, cosa vi volevo dire? Quindi cercherò di ritornare un po' ai livelli di 4, di 3 video al giorno. Infatti, già dal 23 notate che... No, anzi, che altro dal 22 in realtà... Già abbiamo, siamo ritornati a 3 video al giorno, se avete notato, eh. Ma c'è sta, cioè, raga, c'è sta. No, sì, non mi interessa. Poi che cos'altro abbiamo poi? Beh, poi abbiamo sempre, quindi ricordiamoci sempre che uno dei 3 video al giorno è sempre campagna. Infatti oggi 23 è finita la campagna di Street Fighter, quindi vuol dire che il prossimo video non vi dirò qual è la prossima campagna e quando comincerò. Però vi informo che siamo messi bene perché ho già molti progetti e cose varie. Poi altri 2 video sono spesso randomici, dipende se voglio portare, ecco, in questo caso sto portando in mobile. Però giusto perché non è che li posso mai, come posso dire, non portarli mai, ogni tanto li devo alternare. Poi abbiamo, vabbè, ho Resident Evil Resistance, non so se avete notato, Star Wars Battlefront 2 è praticamente quasi nella norma, cioè quasi quasi sostituisce spesso delle volte il secondo video giornaliero. Poi c'è ripeto, il terzo video è molto più difficile da opzionare perché posso fare tanti tentativi e tante cose, intanto catturiamo anche lui, così lo porta pure a livello 8. Sì, perché tanto ce la facciamo a catturare. Che poi fa ridere che il modello del drone che mi sta fa facendo vedere, che è molto generico, in realtà è un modello di un drone che un mio cugino stesso ce l'ha. Cioè, è proprio identico. Ed è un modello molto vecchio. Cioè, molto vecchio, no, è un parolone dire vecchio, eh. Io dico vecchio perché sono passati già un tot anni. Però vi parlo di bello 100. 103. Parlo di quanto? No, non sto pensando. Eh sì, 5-6 anni sono passati. 5 anni, se non erro, 5 anni sono già passati per questo modello qui che stesso sta proponendo il gioco. Bene, ora è ora di sbloccare cose. Per prima cosa te. Lo so, molti vorreste vedere il combattimento con calma, mo facciamo tutto. Con calma. Mamma mia, sono ancora a livello 8, raga, faccio cagare. Ma finalmente, ma la cosa più importante, sbloccheremo il Sinoceratops. Yeah, lo so, Sinoceratops, come volete voi in italiano, però io sono un fan. Solo che non c'è un volume. Oh, ecco. Veramente, ho abbassato così tanto il volume. È una tristezza. Non spero che mi lo sentite, perché sennò è una tristezza che non riesco a far sentire nessuno. Sperando che non mi supera di gran lunga la mia bellissima e candida voce. Ok. Accetta tutto così a random. Poi abbiamo qua. No, vedete che cosa devo fare? Uno, due. Mamma mia, quanta roba. Ah, per poco, per poco. Però non è che posso fare nulla qui, eh. Bene, ora offerta speciale giornaliero, perché questo è quello giornaliero. Ok. Ma non abbiamo ancora finito, raga. Non è ancora finita. Non è ancora finita. Ah, oddio, ecco qua, il Sinoceratops lo possiamo sbloccare, è interessante. Però, dopo tutte queste cose, io non voglio dire nulla, ma noi abbiamo ancora questo. È la miseria. È la miseria. È la miseria. È la miseria. Però io sono già connesso in teoria su Facebook. Sì, perché il mio account è tramite Facebook.
Oddio, chi è quello? Il T-Rex? Ah, è l'allosauro, vabbè, chi se ne... Ah, sì, giusto, devo livellare perché ho visto che potrei livellare qualcuno. Sì, ma tanto è bello che livelli così a caso, livelli a... Guarda che livellare ti porta a salire anche al tuo, il tuo rango, cioè da livello 8 sarei a livello 9. Che grande cosa, vedete, ogni volta che livello un personaggio non è che mi aiuta tanto. Però posso livellare a qualcuno. Da non sottovalutare comunque. I rari, i comuni sono comunque fortini. Fortini, non è vero. Madonna, quanti ne ho! Eh no, questo è livellata bestia. Questo almeno due livelli che io faccio. No, speravo, ci speravo, ci speravo. Sbloccato un nuovo dinosauro, magari. Ah, posso potenziarlo? Wow, se potenzia questo è in top. Madonna, l'ho livellato tantissimo. Sì, è divertentissima sta cosa che lo possiamo surf. Mamma mia, quanto su. Questo portiamo pure al di. Guardate che gli ibridi sono pericolosissimi. Anche se possono essere rari, comuni, raga, sono più pericolosi. Non c'è niente da fare, sono pericolosissimi. Infatti, dove è salito? Non lo trovo. Ah, ok, l'ho superato. Ok. Bene, 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 bene. Quanta roba. Mo qua mi dice tutto apri una qualità richiesta in incubatori. Ok, in pratica uno ho aperto invece di dove aprire. Apri un incubatore battaglia giornaliero. Sì, allora devo andare qua. Dobbiamo combattere. Raccogli praticamente perché è finita la sfida qua. Che bello, nuova stagione. Un giorno è rimasto per il nuovo torneo. Se vede che non ci gioco da molto, eh. Se vede. Ma io ero arrivato, ero in alto, ero a 1000 di punti. Qua non me ne faccio, non faccio nulla, praticamente. Dai, forza e coraggio, un combattimento mi serve, dobbiamo pure vincerla. Per forza. Otteniamo lo scrigno. Speriamo uno scrigno ignorante, oltretutto. Aia. Mi ha dato una squadra che non è debolissima, però. L'hanno aggiornato perché a quanto pare. Interessante. Vabbè, dai, buono per me, buono per me. Sì, vabbè, quando l'affronta, come ho batto a questo? Vabbè, io abbasso la difesa, la vita, gli tolgo almeno un po' di vita. Azzo, lo scudo ha preso questo. Hanno aggiornato leggermente, non voglio dire nulla, ma hanno aggiornato leggermente le abilità dei dinosauri. Anche graficamente. Lui ha corazza e scudo, infatti è pericoloso. Magari tutte ste cose. Madonna, che danno critico. So pericoloso con sto brachiosauro. E ovviamente con un T-Rex. Aumentiamo lo scudo perché sono più veloce. Perché lui... Dai, vediamo di batterlo. Schivata rimosso, tutto rimosso, incremento, velocità diminuita. Già sei lento.
È ovvio che lo sconfiggevi, non è che era. Va bene, sai che non lo faccio sconfiggere, non lo uso da una vita lui. Bello, vabbè, ma era scontato che lo batteva. Aveva già troppa poca vita. In realtà lui lo doveva cambiare. Bella, grazie, grazie. Grazie davvero, grazie, grazie. Vedete, ottiene ogni 3 ore, lo sblocco subito. Mo' dovrei in teoria aver sbloccato, ecco questo. Apri incubatorio di battaglia giornaliero. Ah, ok, ovvero che dovevi. Ok, devo fare almeno altri nemici. Altri 6, 7, 8 e 9, quindi devo arrivare a 10. Quindi devo affrontarne altri 4. Quindi ci può stare pure una vittoria o una sconfitta. Ok. Sempre comunque devi ottenere quei tot. Quello scrigno puoi ottenere ogni volta che fai. Perché è quello da giornaliero. Dai, che c'è sta, man ci mancava una cosa del genere, ci mancava, ci mancava. Dai, così se facciamo una bella partita come prima. Cioè, allora, in parte sono contento, in altra parte non sono contento. Il Brachiosauro era molto più forte. Ecco, come non detto. Chi è che ha il Brachiosauro? Ovviamente la squadra avversaria. Ovviamente. Ed è pure più veloce di me. Questo mi sfonda. Lo so che tu hai la corazza, quello è il problema. Il bello del suo dinamica di gioco si basa specialmente sulla cura e sul danno e sul contrattacco se necessario. Si è curato. Mo mi fa l'attacco che mi massacra, perché mi massacrerà, raga. Dai, va. Oh, però se gli tolgo un bel po' di vita, dopo avrà seri problemi lui, eh. Corazza più scudo, però io lo scudo, tu sei immune alla velocità perché te lo non. Questa è una bella fregatura perché potrei. No, non posso fare nulla. Mi avrebbe comunque sconfitto, quindi. Vabbè, gli ho fatto togliere, gli ho fatto evitare l'attacco più pericoloso. Ah no, gli ho fatto attacco più semplice. Sono praticamente uno sgorbio. Vedete 11-11 perché siamo allo stesso livello uguali, però lo sconfiggo io con la priorità. Sì, perché se no mi. Ahia, però, forse non dovevo fare questa cosa, però, eh. Lo sapete? Ero sicuro che forse. Sapete che ho sbagliato? Infatti, secondo me, ho sbagliato assolutamente la cosa. No, raga, ho poi sbagliato io. Ho sbagliato proprio io, ve lo dico. Non dovevo in quel modo. Ho sbagliato proprio. Ok, che forse lo sconfiggo, però. No, neanche. Neanche. Questa cosa è stato inaspettato. Ma sconfitto. Vabbè, io ho fatto togliere attacco speciale però. Cioè, raga, manco sono riuscito a sconfiggerlo, cioè è assurdo. Cioè, assurdo no, perché è stato un errore mio in teoria, eh. Lo confesso, l'errore è stato mio. No,
Dai, attacca. Mo se mi cambia il dinosauro lo picchio. Ma bellissimo come cacchio ti chiami te? Concavenator qua, bellissimo lui. Lui è bellissimo. È un bel dinosauro lui. Figo, non me l'aspettavo di vederlo come avversario, come preda, predatore, anche avversario in sé per sé. È livello 12, pericoloso. Oh, tutti oro comunque usano, eh. Devo adattarmi pure io con questo, con il loro. Anzi, meno male che avevo fatto le cose a schivata. Persa malissimo comunque. Solo uno ho sconfitto alla fine. Non è una cosa buonissimissimissimissima, eh. Per neanche un po'. Per niente, anzi, zero. Intanto siamo a 7 su 10. Quindi vuol dire che gli altri 3 devo vincere. Cioè, la devo vincere la prossima partita, raga. Così ottengo due scrigni. Uno base, che mi darà il gioco dopo aver raggiunto 10 avversari. E un altro se la vinco, cosa che io voglio vincere, quindi non esiste il se, devo vincerlo, è diverso. Azzo, un Albertosauro, che figo. Già metto lo scudo. Bel colpo. Aumenta l'attacco? Questa cosa non me l'aspettavo. Azzo il critico. Vabbè. Vai tu, dai direttamente, mi scoccio, quindi. Il cuginetto viene massacrato dal cugino più grosso. Sì, vabbè, poi. Sì, vabbè, chi con... Ah, oddio, vince lui, non ci credo. Peccato, peccato. Però qua è tosta, ma. Qua è tosta. Cioè, ho la priorità io, in un certo senso, perché sono un oro e lui è un raro, ma lui è più pericoloso di me. Appunto. Niente, ma non l'avrei vinta comunque. Un T-Rex è un T-Rex. Un T-Rex è un T-Rex, raga. Poi ne ho sconfitti due, però non sono molto contento. Vedete? Ultimo tentativo, raga. Ci sto rimanendo leggermente male. Andiamo con lui a cazzimma proprio. Ma immagino che anche quell'altro tiene il brachiosauro. Ah, no, no, meno male. Eh? Livello 2? Ma cosa, povero? Ma no, livello 2, mi stai prendendo in giro? Ma povero, di livello 2, come cazzo è possibile? Ma com'è possibile di livello 2 sto... No, io ci sono rimasto male, è impossibile. Che è di livello 2 questo tizio, con questo tot dinosauro, è impossibile. Ok, che ho...
Vabbè, vediamo il prossimo. Oh, oddio, il coso qua, come cacchio ti chiami te? Il nostro cervello. Bellissimo. Però. Bellissimo, non me l'aspettavo di incontrare questa bestia. Periodo poi del Cretaceo. Bellissimo. Lo devo sbloccare questo dinosauro, lo voglio. Dinosauro, scusate, è più mammifero che rettile sto tizio, questa bestia, parentesi. Parentesi. Ah, comunque lui è di livello 13, ecco perché il brachiosauro è forte. È un mammifero, lui è poi un mammifero. Raga, ma questo come può... Vabbè, no, non lo voglio sapere. Sconfiggiamo, però. Guarda, poi perché ti voglio bene, temmeno con una cazza, con un cazzotto di gamba. Vi giuro, ragazzi, sto rimanendo male di aver visto dei bei dinosauri. Alzo le mani, tranne lo stegosauro, però gli altri due creature preistoriche che i dinosauri mi ha fatto piacere. Ma dai, un oro, raga, un oro! Ho sbloccato un oro. Bellissimo, uno scrigno dorato, raga, uno scrigno dorato. Subito da sbloccare, raga. Questi qua ora sono i migliori. Appunto. Bello lui. Bello. Vedete cosa serve loro? Bello, anche lui non l'ho ancora sbloccato e raccoglie anche questo. Che è quello là giornaliero. Pure è bellissimo sbloccato. E ora l'abbiamo finita. Oh, ma che bello. Abbiamo tutto. Pure, raga, pure. No, vabbè. È il momento di potenziare, raga. È proprio di potenziare d'obbligo. Però dobbiamo potenziare anche... Ah, eccolo qui. Devo solo fare una cosa, però. Modifica. Raga, devo rimuovere uno di questi. Quello sarà il 12, però. Raga, tolgo il velociraptor e metto lui. Sì. Mi dispiace, tolgo il coso. Fatto. Dai. Bene, raga, io qua vi saluto. Qui del 38, al prossimo video. Passo e chiudo. Bella, ragazzi.